Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe come uomo che sogna. Nella Bibbia, come nelle culture dei popoli antichi, i sogni erano considerati un mezzo attraverso cui Dio si rivelava. Il sogno simboleggia la vita spirituale di ciascuno di noi, quello spazio interiore che ognuno è chiamato a coltivare e a custodire, dove Dio si manifesta e spesso ci parla. Ma dobbiamo anche dire che dentro ognuno di noi non c'è solo la voce di Dio, ci sono tante altre voci. Ad esempio, le voci delle nostre paure, le voci delle esperienze passate, le voci delle speranze. E c'è pure la voce del maligno che vuole ingannarci e confonderci. È importante quindi riuscire a riconoscere la voce di Dio in mezzo a altre voci. Giuseppe dimostra di saper coltivare il silenzio necessario e soprattutto prendere le giuste decisioni davanti alla parola che il Signore gli rivolge interiormente. Ci farà bene oggi riprendere i quattro sogni riportati nel Vangelo e che hanno lui come protagonista per capire come porci davanti alla rivelazione di Dio. Il Vangelo ci racconta quattro sogni di Giuseppe. Nel primo sogno, l'angelo aiuta Giuseppe a risolvere il dramma che lo assale quando viene a conoscenza della gravidanza di Maria. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E la sua risposta fu immediata. Quando si destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo. Molte volte la vita ci mette davanti a situazioni che non comprendiamo e sembrano senza soluzioni. Pregare in quei momenti. Questo significa lasciare che il Signore ci indichi la cosa giusta da fare. Infatti, molto spesso è la preghiera che fa nascere in noi l'intuizione della via di uscita, come risolvere quella situazione. Cari fratelli e sorelle, il Signore non permette mai un problema senza darci anche l'aiuto necessario per affrontarlo. Non ci butta lì, nel forno da soli, non ci butta fra le bestie. No, il Signore, quando ci fa vedere un problema o svela un problema, ci dà sempre l'intuizione, l'aiuto, la sua presenza per uscirne, per risolverlo. Il secondo sogno rivelatore di Giuseppe arriva quando la vita del bambino Gesù è in pericolo. Il messaggio è chiaro: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Giuseppe senza esitazione obbedisce. Egli si alzò nella notte, dice il Vangelo, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode. Nella vita tutti noi facciamo esperienza di pericoli che minacciano la nostra esistenza o quella di chi amiamo. In queste situazioni pregare vuol dire ascoltare la voce che può far nascere in noi lo stesso coraggio di Giuseppe per affrontare le difficoltà senza soccombere. In Egitto Giuseppe attende da Dio il segno per poter tornare a casa. Ed è proprio questo il contenuto del terzo sogno. L'angelo gli rivela che sono morti quelli che volevano uccidere il bambino e gli ordina di partire con Maria e Gesù e ritornare in patria. Giuseppe si alzò, dice il Vangelo, prese il bambino e sua madre
ed entrò nella terra di Israele. Ma proprio durante il viaggio di ritorno, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto del suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Ecco allora la quarta rivelazione. Avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò a abitare in una città chiamata Nazareth. Anche la paura fa parte della vita e anche essa ha bisogno della nostra preghiera. Dio non ci promette che non avremo mai paura, ma che con il suo aiuto essa non sarà il criterio delle nostre decisioni. Giuseppe prova la paura, ma Dio lo guida attraverso di essa. La potenza della preghiera fa entrare alla luce nelle situazioni di buio. Penso in questo momento a tante persone che sono schiacciate dal peso della vita e non riescono più né a sperare né a pregare. San Giuseppe possa aiutarli ad aprirsi al dialogo con Dio per ritrovare luce, forza e pace. E anche penso ai genitori davanti ai problemi dei figli. Figli con tante malattie, i figli ammalati, anche con malattie permanenti. Quanto dolore lì. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli. E come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio. Genitori che vedono i figli che se ne vanno per una malattia, e anche il più triste, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, ragazzi che fanno delle ragazzate e finiscono in incidente con la macchina. I genitori che vedono i figli che non vanno avanti nella scuola e non sanno come portare. Tanti problemi dei genitori, pensiamoci, come aiutarli. E a questi genitori dico: non spaventate. Sì, c'è dolore, tanto, ma pensate al Signore, pensate come ha risolto i problemi Giuseppe e chiedete a Giuseppe che vi aiuti. Mai condannare un figlio. A me fa tanta tenerezza, faceva a Buenos Aires, quando andavo nel bus e passava davanti al carcere e c'era la coda delle persone che dovevano entrare per visitare i carcerati, e c'erano le mamme lì, e mi faceva tanta tenerezza questa mamma davanti al problema di un figlio che ha sbagliato e è incarcerato. Non lo lascia solo, dà la faccia e lo accompagna. Questo coraggio, coraggio di papà e di mamma che accompagnano i figli sempre, sempre. Chiediamo che il Signore a tutti, papà e le mamme, dia questo coraggio come ha dato a Giuseppe. E pregare, no? Pregare perché il Signore ci aiuta in questi momenti. La preghiera però non è mai un gesto astratto o intimistico, come vogliono fare questi movimenti spiritualisti più gnostici che cristiani. No, non è quello. La preghiera è sempre indissolubilmente legata alla carità. Solo quando uniamo la preghiera l'amore per i figli, per il caso che ho detto adesso, l'amore per il prossimo, riusciamo a comprendere i messaggi del Signore. Giuseppe pregava
lavorava e amava. Tre cose belle per i genitori: pregare, lavorare e amare. E per questo Giuseppe ha ricevuto sempre il necessario per affrontare le prove della vita. Affidiamoci a lui e alla sua intercessione. San Giuseppe, tu sei l'uomo che sogna. Insegnaci a recuperare la vita spirituale come il luogo interiore in cui Dio si manifesta e ci salva. Togli da noi il pensiero mai che pregare sia inutile. Aiuta ognuno di noi a corrispondere a ciò che il Signore ci indica, che i nostri ragionamenti siano irradiati alla luce dello Spirito, il nostro cuore incoraggiato dalla sua forza e le nostre paure salvate dalla sua misericordia. Amen.